È stata una buona partita e leale, lo ha detto il presidente della squadra degli azzurri del calcio storico fiorentino, Maurizio Matta. Quando si vince contro una grande squadra come quella dei bianchi, continua, c'è una grande soddisfazione. Dopo aver portato a casa la vittoria, il pensiero va alla giornata del 24 giugno, quando lo scontro in campo ci sarà con i rossi. Si può fare partite oneste, pulite, regolari, belle. E sì, logicamente ognuna delle sue squadre cerca di vincere. Però la cosa più importante è la lealtà e cercare di fare un bellissimo spettacolo. Andrea Tarchiani, nella squadra degli azzurri, sta in prima linea in campo. Per una squalifica pregressa potrà giocare solo il prossimo anno. Difficile spiegare per lui che cosa significa stare in panchina. Provo paura, ansia, tristezza. Ma la cosa più brutta è successo, guarda, mi è successo l'anno scorso Verdi, dove non ho mangiato per una settimana. È successo che vedevo tipo Trotta e tutto spaccato, tutto aperto, e la cosa di rimanere lì fuori, non poter far nulla, io penso sia la cosa, cioè mangiarsi le mani in quella maniera è proprio qualcosa di particolare. Sul campo, in allenamento, c'è il vivaio, sono i giovanissimi che vogliono imparare a giocare al calcio storico fiorentino. Ad allenarli alcuni calcianti, un giorno questi ragazzi andranno a sostituire i veterani. Un ciclo di forze nuove messe in campo all'ombra della piazza di Santa Croce, tra le urla dei tifosi. Abbiamo preso questa decisione di allenare dei ragazzi, per poi c'è il cambio generazionale. C'è chi smette, come loro c'è chi entra. Che cosa ti aspetti dalla partita del 24? Come scenderai in campo? Io credo che passando negli anni ti rendi sempre un po' più sicuro di te stesso. La paura è sempre la stessa, però io credo che mi aspetti. Il calcio storico è un'incognita un po' per tutti, cioè non sai mai cosa ti succede, puoi uscire subito, come finì la partita, come non iniziarla nemmeno. È un'incognita un po' per tutti, però io mi fido dei miei compagni, sono sicuro di me stesso, sono sicuro del mio colore, del mio presidente, di tutti. Io credo si fa una buona partita.